Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Harry Potter, oggi video unboxing Noble Collection. Questo è uno di quei video che mai mi sarei aspettato di poter girare. E se posso farlo è solamente grazie a voi che mi sostenete, che guardate i miei video e che cliccate sui link di Amazon che trovate spesso in info box, grazie ai quali Amazon mi riconosce una piccola percentuale, oppure grazie a voi che acquistate tramite i miei codici sconto di Pampling o di MP o di altre cose. E ragazzi, tutti questi piccoli contributi che date al canale mi permettono di portare cose sempre più interessanti. Quindi grazie, grazie davvero a tutti quelli che mi sostengono acquistando tramite i miei link e comunque facendo parte di questa community. Quindi grazie mille davvero. E ragazzi, si tratta di uno degli oggetti forse un po' più costosi di Noble Collection ed è la tiara o diadema di Corvo Nero. Questo è un oggetto che fino a 2 anni fa costava quasi il doppio, costava circa 260 euro e magicamente nell'ultimo anno è diminuito parecchio di prezzo, quasi la metà. Quindi finalmente sono riuscito a prenderlo e ragazzi non vedo l'ora di aprirlo assieme a voi. Ecco qui la sua confezione Noble Collection, è già tirato fuori dalla scatola Amazon perché è arrivato assieme ad altre cose e quindi ho separato i vari acquisti. Ma non l'ho ancora mai aperto e sono davvero super super curioso di vedere com'è perché, come molti di voi sapranno, io posseggo già questa versione qui che in tantissimi di voi hanno acquistato su AliExpress. Questo è uno dei miei primissimi unboxing potteriani, quando unboxai appunto questo diadema che mi era arrivato dalla Cina con circa 2 mesi di ritardo. Credo che questo video sia ancora sul canale e ero eccitatissimo ragazzi, mi piaceva tantissimo perché appunto non pensavo di potermi mai permettere di acquistare un giorno quello originale Noble Collection. Tuttora io ritengo ragazzi che questo pezzo qui per i 5-6 euro che vengono richiesti su AliExpress sia comunque un ottimo affare perché fa davvero la sua gran bella porca figura nella vostra libreria. Ma a questo punto, bando alle ciance, sono curiosissimo, voglio vedere il paragone con quella Noble Collection. Quindi andiamo finalmente a tirare via questo scotch, visto che sto aspettando da qualcosa come 1 mese e mezzo, quasi 2 mesi. Ragazzi, ormai sono praticamente diventato un monaco buddista perché ho una pazienza infinita. Riesco a dimenticarmi dei miei pacchi e per fortuna, altrimenti mi sarei logorato dall'interno piano piano. Bene, ecco qui ragazzi, già cominciamo a vedere che la confezione è piena fino all'orlo. Quindi tiriamo fuori tutto, io direi di capovolgere questo e di estrarre il contenuto. Ecco qui il nostro bel cubone e già vediamo sul fondo il marchio Harry Potter Warner Bros. Quindi tiriamolo fuori dalla sua carta, ecco qui. Ragazzi, quanto sono contento e quanto sono emozionato. Ecco qui la scatola è in cartone, simula un po' la pelle, ma è totalmente in cartone con questi inserti argento. Mi piace davvero moltissimo e davanti ecco che troviamo un'aquila. Aquila che è molto controversa perché appunto l'aquila è il simbolo di Corvo Nero. Credo questo sia stato comunque un errore da parte dei film, se non ricordo male, che hanno inserito appunto un'aquila nello stemma di Corvo Nero e questa cosa poi si è, diciamo, portata avanti fino a tutto il merchandising e ormai è diventato il simbolo ufficiale. Quindi ragazzi, bando alle ciance, adesso andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è all'interno. Comunque la confezione merita tantissimo, da mettere esposta così è già una gran bella figata. Ecco qui. Beh, direi che la prima cosa che salta all'occhio è lo stemma di Corvo Nero qui sullo sfondo. In questo caso non troviamo più un'aquila, ma questa volta c'è un corvo. Quindi aquila fuori, corvo dentro. Ma ragazzi, fatemi sapere voi cosa sapete su questa storia perché è davvero molto molto confusa. Ecco qui il nostro diadema molto ben impacchettato, quindi tiriamo fuori tutto e andiamo a togliere anche la carta. Il peso è molto molto più leggero, pesa molto meno questo originale rispetto a questo qui cinese.
quindi non so se sia un buon segno. Ma adesso finalmente è arrivato il momento della verità. Eccolo qui, ragazzi. Wow. Beh, devo dire che la differenza è notevolissima, ragazzi. Notevolissima. Io spero si riesca a vedere quanto brillano queste pietruzze, quanto sono belle. Sono davvero molto molto belle e anche in questo caso la prima cosa che salta all'occhio è che tutta questa parte qui finale delle ali ha dei piccoli ciondolini con delle pietre che vanno a diminuire per dimensione fino ad arrivare al centro dove c'è questa pietra azzurra. E questa pietra azzurra, a differenza di questa che è incollata sulla parte frontale, ecco, li metto vicino per farvi un po' vedere, è una pietra incastonata, perché infatti qui sul di dietro ecco che vediamo semplicemente la parte grigia, una parte piatta, invece in questo originale dietro vediamo la pietra. Comunque è una pietra sintetica naturalmente, ma proprio incastonata come se fosse un vero gioiello. E lo stesso vale per le due più piccole sotto. È davvero, ragazzi, molto molto bello. Questo probabilmente può essere indossato. E quindi qualora una ragazza magari volesse fare il cosplay di Corvo Nero, di Priscilla Corvo Nero, beh, potrebbe farlo tranquillamente, perché questo qui credo proprio che possa essere indossato, a differenza di questo che è molto più tozzo e pesante. Questo è molto più leggero e ha queste parti qui laterali davvero molto più lunghe, e quindi credo proprio che siano studiate per andare dietro l'orecchio. Quindi molto molto bello. Poi altra cosa che salta subito all'occhio, ragazzi, scusate il gioco di parole, è l'occhio dell'aquila, perché è formato da un piccolo brillantino. In questo caso assolutamente no, anche in questo caso abbiamo semplicemente un pezzo di questa sorta di metallo fuso. E poi altra differenza, naturalmente ve lo farò vedere più da vicino, abbiamo qui in quello originale la testa di un'aquila molto dettagliata, qui abbiamo più che altro la testa di un piccione, passatemi il termine. I brillantini, ragazzi, anche in questo caso molto molto differenti, più brillanti e sfaccettati quelli originali e molto meno questi qui cinesi. Dobbiamo dire, ragazzi, che naturalmente questo qui costa 5-6 euro, questo qui costa ben oltre i 120 euro, quindi è normale, scontato, che ci sia naturalmente una maggiore rifinitura. Anche la parte sul retro è ovviamente molto molto più rifinita, ma devo dire che sono piacevolmente sorpreso. Mi sembra abbastanza delicato, quindi questo qui lo andrò a posizionare nella mia collezione e credo che non lo toccherò mai più. E ragazzi, la sua confezione ha qui nella base una parte che va ad accogliere il diadema per metterlo in esposizione. Ecco qui, si va perfettamente ad incastrare, spero possiate vederlo bene anche dalla videocamera, ragazzi. Eccolo qui, e quindi va semplicemente tenuto o aperto o chiuso, esposto su una mensola, e devo dire che è davvero molto molto bello. Si può ovviamente chiudere, ecco qui, lo chiudiamo e tenerlo chiuso, e poi aprirlo per stupire amici e parenti, fan potteriani, ai quali mostrare poi il vostro bellissimo diadema di Corvo Nero. Bene ragazzi, a questo punto non mi resta che chiedervi di commentare questo video facendomi sapere se voi lo avete già acquistato, se fa parte della vostra collezione potteriana, oppure se vorreste tanto acquistarlo, se lo avete già inserito nella vostra lista dei desideri. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono assolutamente soddisfatto di questo nuovissimo pezzo. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale qualora non foste già iscritti, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, commentate e condividetelo con i vostri amici. Io non posso che adesso salutarvi, ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine e darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video potteriano. Ciao!